bells are ringing. Nothing's happened in a million years. I've been sitting here since Wednesday morning. Wednesday morning, can't believe my ears. Jesus taken serious by many. Jesus taken joyous by a few. Jazz police are paid by J. Paul Getty. Jazz was paid by J. Paul Getty too. L'ingegnere olandese si informò di dove sarei scesa ad Istanbul, mettendomi in guardia contro i pericoli della città. Una signora ben educata come lei non sa quale avventure va incontro. Scenderò al Perapalace, ho prenotato lì. Bene, bene, commentò. Il Perapalace è un ottimo albergo per le signore. Lì sarà al sicuro. Passerò alle 9 per portarla in un ristorante molto carino, con veduta sul Bosforo. Settant'anni dopo, avventurandosi nei corridoi di quell'albergo, il nostro lettore, che è anche un viaggiatore, trascina la sua valigia piena di libri. Ne è sicuro, in una stanza ormai divenuta luogo di un celebre mistero, spera di addormentarsi perché lo visitino in sogno affascinati fantasmi. La letteratura è gremita di fantasmi, in primo luogo quelli dei suoi autori. Chiunque abbia scritto sopravvivendo a se stesso nei suoi libri appartiene ad un certo tipo di fantasma. Prima ancora che la signora Agatha Christie prendesse una camera al Perapalace, qui vissero realmente personaggi da romanzo giallo e dal destino tragico. Direi che pochi luoghi al mondo come questo giustificano la loro fama di essere eccellenti fonti di ispirazione per gli scrittori. Era fatale che Agatha Christie... Ma andiamo per ordine. È la letteratura che sceglie i suoi eroi prendendoli dalla storia, da ciò che è stato realmente vissuto, o è la vita ad inventarli? Dopo la sfortunata imperatrice Sissi, dopo Mata Hari, ospitammo un'altra celebre spia. Io ero allora soltanto il ragazzo dell'ascensore, e questa è la stanza di Cicero, la famosa spia nazista. Chi non ne ha sentito parlare? Ah, me lo lasci dire, il mitico Perapalace. Sono passati tutti da qui, da quel 1892 in cui fu costruito per ospitare i viaggiatori dell'Oriente Express, e quell'altro mito, grandi scrittori, imperatori, regine, il re d'Inghilterra, capi di Stato, marajà, sultani, miliardari come Gulbenkian, grandi ballerine come Ninette Valois, grandi attrici come Greta Garbo, Sara Bernard. Ancora la Garbo non aveva girato quel suo film Grand Hotel. Ricorda come finisce quel film? Gli ultimi fotogrammi? E la battuta che qui al Perapalace di Istanbul potremmo incidere su una lapide. Grand Hotel, J.
gente che va, gente che viene. Lei, Agatha Christie, è venuta qui più di una volta. Qui si è ispirata per uno dei suoi più famosi romanzi e qui cominciò a buttar giù gli appunti della sua autobiografia con quel mistero tra le righe. Ma quella è un'altra storia. Cominciamo dal romanzo. Nell'autobiografia si racconta come le venne l'idea. E fu così che il nostro viaggiatore lettore, o lettore viaggiatore, si chiuse nella camera 411 al secondo piano dell'Hotel Pera Palace di Istanbul, pungolato da cocenti curiosità. Tutto è nei libri, gli avevano detto, ma leggere un libro nel luogo stesso dove è stato concepito e scritto è un'emozione rara e senza pari. È il destino a scegliere per noi. Non conosci Istanbul? Mi chiesero a cena i miei amici Hove. E parlandone mi trasmisero il loro entusiasmo. Quello è veramente l'Oriente, la porta dell'Oriente. Vi si può andare in treno con l'Oriente Express. L'Oriente Express, esclamai. Avevo sempre sognato di viaggiare con l'Oriente Express. Durante i miei viaggi in Francia l'avevo spesso visto fermo a Calais ed avevo dovuto reprimere l'impulso di salirvi. Ed ancora non sapevo che quel treno, quella stazione sarebbero state così importanti per me. La mattina seguente mi precipitai all'agenzia Cook ed acquistai un biglietto per Istanbul. Nome magico, nome incantato. Certo che sarebbe stato tutto così terribilmente importante per Agatha Christie. Una stazione e un treno così importanti nella letteratura di tanti paesi. Nacquero insieme, si può dire, in quella straordinaria stagione che fu la fine dell'Ottocento. Il Pera Palace era il capolinea dell'Orient Express. Quanto di meglio vi fosse per eleganza, comfort e ritrovati della tecnica sul finire del XIX secolo. Se a quella gente di Hollywood venisse in mente di ricostruire un ambiente come questo, dovrebbe impegnare grandissimi capitali e fior di scenografi, di arredatori. È il trionfo, il monumento della Belle Époque. Tutto voluto da quella grande istituzione che fu la Cook, la gloriosa compagnia dei wagon lì. Questa sala dove ci troviamo è di per sé stessa un museo. Fu scelta per abitarvi dal nostro Ataturk, il fondatore della moderna Turchia. Questo fu un nodo della politica fra l'Europa e l'Asia. E quanti intrighi internazionali si sono annodati o disciolti qui. Il bar, per esempio, il famoso bar del Pera Palace. Ricordo ancora, era l'11 marzo del 1941, in piena seconda guerra. Il console inglese, Sir Randall, era appena arrivato e si stava tirando su con un drink quando una valigia, posata da qualcuno fra i tavoli, esplose. Morirono 4 persone. Un attentato misterioso. Forse furono gli stessi servizi segreti inglesi che ne incolparono i nazisti. Forse i russi del KGB, come in un thriller. Fu quello il momento in cui mi trasformai da scrittrice dilettante in una vera professionista. Comunque, lo ero già professionista quando scrissi uno dei miei romanzi più famosi. Cominciai a riflettere sul tipo di storia che potevo scrivere. Quindi passai ai personaggi. Chi avrei fatto morire? Quanto all'investigatore non avevo dubbi, il mio Poirot. Ora ricordo come nacque Hercule Poirot. Un belga, l'idea mi venne proprio in una stazione, un poliziotto in pensione. E qui commisi un grosso errore perché, stando ai calcoli, il mio investigatore dovrebbe ormai essere più che centenario. Ed eccolo qui, alla stazione di Istanbul, in attesa di salire sul treno Orient Express Istanbul-Calais per trovarsi in mezzo a quel bel delitto collettivo. Il mio romanzo più amato, Assassinio sull'Orient Express. Thank you.
Macbeth hai portato quel pugnale insanguinato? Perché l'ho trovato nel mio beauty case. Ecco, e come vi avevo detto, coltello o pistola è la vendetta fra due mafiosi. Mi dia quest'arma. Lasciai che scrivendo il personaggio si configurasse in me. Doveva essere un investigatore meticoloso e molto ordinato. Un omino preciso, con la mania dell'ordine, della simmetria ed una netta propensione per le forme quadrate piuttosto che per quelle tonde. E con il cervello pieno di materia grigia. Signora Abbott. Qui manca il bottone. Precisamente, e posso assicurarle che il proprietario della giacca non è su questo treno. Erano le 5 del mattino, un mattino d'inverno. Lungo il marciapiede della stazione era già formato il treno che gli orari ferroviari internazionali indicavano con un nome pomposo. Vicino alla scaletta di uno dei vagoni letto, un omino imbacuccato sino alle orecchie, con il naso rosso e un paio di baffi arricciati. Ogni vettura recava le targhe con la destinazione, Istanbul-Calais. Si udì trillare a un campanello, la locomotiva mandò a sua volta un lungo malinconico fischio ed una voce gridò dalla pensilina. Di tutti i nostri clienti, Agatha Christie fu certamente la più ironica. E come avrebbe potuto essere diverso? Una scrittrice così terribilmente inglese e così terribilmente intelligente. Sicché si può dire che il giallo più importante della sua vita, Agatha Christie, non l'ha scritto, ma l'ha vissuto. E non l'ha scritto perché, ricca così com'era di umorismo, le sarebbe stato impossibile prendersi tanto sul serio da fare di se stessa un'eroina da romanzo giallo. Eppure le caratteristiche del romanzo giallo vi sono tutte. Il segreto di Agatha Christie, diciamo, ed è tutto qui, in questa stessa camera numero 411, dove si è chiuso il suo giovane lettore viaggiatore. Tutti ricordano che nel 1926 Agatha Christie sparì per 11 giorni e quando riapparve non disse a nessuno dove si fosse nascosta, dove avesse vissuto in tutto quel tempo, cosa le fosse accaduto, un segreto che ha portato nella tomba. Mi costa molta fatica ricordare l'anno che seguì, quando mio marito cominciò a sembrarmi un estraneo, se intendete ciò che voglio dire. L'idea del viaggio insieme era stata sua. Invece non me la sento più di partire, mi disse. Mi lammicai il cervello alla ricerca di un motivo. Cosa c'è che non va, Archie? Mi dispiace molto che sia successo. Ti ricordi quella ragazza bruna che è stata segretaria di Belker? Siamo usciti insieme parecchie volte e non ci vedo nulla di strano, dissi. Accidenti, continui a non capire. Mi sono innamorato di lei e voglio che tu mi conceda il divorzio. Fu così che presi quel treno da sola e che da sola arrivai a Istanbul. Ci sono voluti degli anni e persino l'intervento di una medium, una certa Tamara Rand di Los Angeles, che nel 1968 ne contattò lo spirito. È stato seguendo le sue istruzioni telefoniche che, sollevata una stecca del parquet della camera 411, la camera occupata dalla Christie in quell'occasione, trovammo la famosa chiave, una chiave arrugginita di circa 8 centimetri, la chiave che apre una certa porta di quest'albergo. Il tradizionale riservo dell'hotel ci vieta di rendere pubblico il nome della persona che abitò quell'altra stanza nello stesso periodo che la signora Christie fu ospite del Pera Palace. Gli eredi ne sono a conoscenza e la chiave è conservata nella cassetta di sicurezza di una banca, qui a Istanbul. Come la trama di un suo libro, un romanzo giallo di cui Agatha Christie non vuole lasciare la soluzione. Oppure sì, possiamo provare a cercarla tra le righe della sua autobiografia, proprio nelle pagine annotate in questa stanza. Il giorno dopo, un funzionario, direi meglio una guida dell'agenzia Cook, venne molto formalmente a rilevarmi per visitare la città e navigare su e giù per il Bosforo. Ora proviamo ad immaginare questa giovane donna inglese che è nel contempo una scrittrice, incline a mescolare l'immaginario alla realtà per trarne tutte le suggestioni letterarie possibili.
Tutta Istanbul intorno a lei, questo ponte tra l'Asia e l'Europa. Bastava passare quel ponte ed ecco tutto il risaputo dell'Oriente di cui farà poco uso nei suoi libri. Ma anche i colori, le fragranze ed il mistero del quotidiano che invece annoterà negli appunti più segreti. Sfiorata da mendicanti e venditori in uno dei più affascinanti mercati del mondo. Mescolarsi alla folla che si assiepa nella grande moschea. Qui la gente celebra i matrimoni, ascolta la voce del muezzin, viene a far circoncidere i suoi figli. Pregano le donne, escluse dal rito collettivo dietro le grate calate dal profeta. E di lavacri maschili della purificazione. La morte ha la dignità dei grandi silenzi aperti come isole della meditazione nel cuore della città. Dove la città mostra la bellezza dei suoi vecchi quartieri di legno, dove le pietre tombali fioriscono come giardini. La vita, la morte, la religione. Imparai presto che non vi è posto al mondo dove l'apparenza inganni come nel Medio Oriente. Ogni nostro criterio sulla vita e i comportamenti umani deve essere rovesciato e riadattato alla situazione. È l'infinita pazienza. Vivere l'esistenza come un ricamo, la trama di uno di quei tappeti. L'infinita pazienza dei tessitori e come l'infinita pazienza indispensabile per scrivere un buon romanzo. È sempre un gesto della religione. La trovai dappertutto. Ecco, per esempio, la mia traversata del Bosforo in battello. Un'esperienza indimenticabile. La calma dorata di quei palazzi misteriosi. Ero intrisa a quei tempi di letture esotiche e così contemplando quelle case per fastosi svaghi, quelle ricche dimore di legno di cedro così decorate, ne immaginavo l'interno, le esistenze di quegli antichi signori ottomani amanti della vita. Sfilavano quelle facciate, quelle torri, e sembrava che le ombre di sultani e visir, Solimano il Magnifico e la sua corte, le donne del suo harem, gli schiavi e gli eunuchi, mi salutassero. Le loro voci si mescolavano allo sciabordio dell'acqua del Bosforo, che batteva sui fianchi del mio povero battello. Il rosso fiammante della bandiera con la mezzaluna mi ricordava gli stendardi fluttuanti al vento di tante battaglie, il lampo delle scimitarre, il fulgore delle armature, degli elmi, dei cimieri, delle gualdrappe. Ma anche la sofficità dei tappeti, sete carezzevoli sulla pelle delle loro donne, i damaschi luccicanti all'interno di quelle case, dalle facciate inesplicabili come altrettanti enigmi. I tesori del mondo, annotai quella sera, chiusa nella mia camera del Pera Palace, e i tesori dello spirito.
Ed ecco appunto, era l'ora della preghiera e il muezzin chiamava da tutte le moschee di Istanbul. Ancora 70 anni dopo Agatha Christie, il battello avanza tra la vecchia magia delle due rive ed il nostro vecchio pilota prega tutto concentrato nel suo dialogo con Dio. I segni della fede. Nella preghiera tutti gli uomini si somigliano. Fu un momento di incredibile bellezza che non ho mai dimenticato. Provai un'immensa gioia per essere in quel punto del mondo tra l'Europa e l'Asia. Ed un'immensa gratitudine per quello che vedevo. Il mare che sposa l'Oriente e l'Occidente. Agatha Christie non si sottrae a nessuno dei rapimenti dell'anima che quella sua scoperta di Istanbul le regalò, quasi a compensarla dai tradimenti coniugali. Anche se con toni sfumati, il libro della sua autobiografia contiene tutto questo. Ed ecco l'incanto dei giardini segreti nei padiglioni verdi di Yildiz. Forse qui visse per pochi giorni la storia d'amore più intensa della sua vita. Così intensa da non volerne più parlare prima di dimenticare tutto nella normalità del secondo matrimonio. Magia di Istanbul e magia del Pera Palace. Certo, passando ogni giorno davanti alla camera che Pierre Loti, un altro dei nostri mitici ospiti, occupò nel 1905, Agatha Christie non poteva non ricordare quanto annotò nel suo diario intimo lo scrittore francese. Ecco, ora mi sveglio in questa stanza del Pera Palace. Dalla mia finestra domino il Corno d'Oro e tutta Istanbul. Un giorno in cui mi sento pieno di vita, pure alle soglie della morte, in questa antica città della Turchia. Invece, davanti agli occhi di Agatha Christie, da questa stanza 411, cala il vespero di Istanbul. Il suo soggiorno qui sta per finire, certo vi tornerà ancora, ma l'incantesimo non sarà più lo stesso, né più ne parlerà in quella sorridente, molto britannica confessione in pubblico che è la sua autobiografia. Quante cose da ricordare. Il tappeto di fiori che ho calpestato per arrivare al tempio di Yezidis. La bellezza delle grandi moschee, la città magica, i suoi rossi tramonti, lo stretto del Bosforo come mi apparve nel silenzio della sera. Cosa posso dire io a 75 anni? Grazie, mio Dio, per la mia buona vita. Zinskaya.
l'auto di Madame Grusinskaya. L'auto di Madame Grusinskaya. Madame Grusinskaya desidera la sua auto. La sua auto è qui, Madame. Grand Hotel. Sempre lo stesso. Gente che viene, gente che va. La la la.